10 luglio 2018, una data storica per il mondo del calcio, è il giorno in cui una società italiana ha tramutato una grande utopia in solida realtà. Cristiano Ronaldo, giocatore mediaticamente più influente, ufficializzava il suo passaggio dal Real Madrid alla Juventus per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. La società bianconera era riuscita così a concretizzare l'affare considerato da molti del secolo. Ormai sono passati quasi 2 anni e l'esperienza del talento portoghese a Torino si può definire senza dubbio positiva. È riuscito a siglare un totale di 53 reti in 73 presenze generali in quasi 2 stagioni di carriera italiana. Tante sono state le eccellenti realizzazioni del fenomeno di Madeira che hanno contribuito alle vittorie della vecchia signora. Quest'oggi abbiamo provato a raccogliere le 5 reti più belle e decisive del suo percorso in bianconero. Non si poteva non iniziare dal primo trofeo di Cristiano con la Juve. Era il 16 gennaio 2019, lo scenario, quello di Jeddah in Arabia, un clima surreale per due club abituati a ben altri stadi e ben altre atmosfere. Nel primo tempo della Supercoppa italiana contro il Milan, sicuramente molto più pericolosi i bianconeri, con una conclusione di Costa, Cancelo, una acrobazia volante di Ronaldo, e sfiorano così più volte l'1-0. Nel secondo tempo, tuttavia, si intravede una ripresa dei rossoneri che arriveranno a colpire anche una traversa su conclusione di Cutrone. Al 61esimo però una magica palla in verticale di Pjanic scavalca la retroguardia dei ragazzi di Gattuso e pesca perfettamente l'inserimento di Cristiano, che colpisce di testa e batte Donnarumma. Al King Abdullah Sports City Stadium scatta il delirio tanto sugli spalti quanto in campo, e così a permettere alla bacheca juventina di impreziosirsi di un nuovo trofeo è proprio l'uomo delle finali. In una delle migliori partite della Juventus negli ultimi 8 anni di successi, il diamante lusitano ha particolarmente brillato, riuscendo a siglare una tripletta. Ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018-19, ai bianconeri serve un autentico miracolo. All'andata, infatti, Ronaldo e compagni avevano perso 2-0 in casa del Cholo Simeone, vedendosi dunque costretti a dover ribaltare un esito per molti già scritto. Per la sfida di Torino, Allegri prepara il match in maniera impeccabile e la gara è più che mai dominata. Come detto, Cristiano riesce a segnare bene 3 reti. La più importante è la prima, è il gol che ha dato la grande speranza a tutto l'ambiente di credere nella rimonta. Al minuto 27 Bernardeschi fa partire dalla zona sinistra del campo un cross verso il secondo palo. Ronaldo sventa di testa, sovrastando nettamente Juan Fran e regalando l'inizio del sogno ai propri compagni. Un'altra rete di testa e un calcio di rigore faranno terminare il match sul 3-0 finale. Restiamo in quella edizione della Champions, ma andiamo indietro alla fase gironi. Era il 7 novembre 2018, la Juve fino a quel momento aveva compiuto il percorso netto, imponendosi contro Young Boys, Valencia e Manchester United. Nel return match contro i Red Devils tutto sembra procedere al meglio, con i bianconeri che si trovano in vantaggio proprio grazie a CR7 fino all'80esimo. Negli ultimi 10 minuti dell'incontro però la squadra si spegne. Lo United pareggia all'83esimo su punizione con Wan-Mata e raddoppia 4 minuti dopo con un autogol di Bonucci sugli sviluppi di un calcio da fermo. KO per i bianconeri, che non ha però pregiudicato il passaggio del turno e che sarà comunque ricordato per il rilevante gesto estetico di Cristiano. Un gol da cineteca, perfetto esempio di coordinazione unita ad un killer instinct pazzesco. Il lancio di Bonucci pesca l'inserimento del centravanti, la palla è perfettamente calibrata e manda Ronaldo a tu per tu con De Gea. L'ex Real al volo calcia il pallone mandando in visibilio l'intero Allianz Stadium. Una partita sfortunata, sì, per la Juve, ma che ha regalato uno dei gol più belli di Cristiano Ronaldo in Italia. 27 ottobre 2018, decima giornata di Serie A, l'Empoli in crisi di risultati, il Castellani ospita una Juventus autrice di 8 vittorie nelle prime 9 giornate di campionato. I presupposti per una netta vittoria bianconera erano più che ipotizzabili, eppure dopo 28 minuti di gioco gli ospiti incassano la rete di Caputo. Nella ripresa però riprendono il pieno controllo della gara trovando il pareggio su calcio di rigore, penalty trasformato, indovinate da chi? Sì, Cristiano Ronaldo, che poi decide di salire in cattedra con la perla del 2-1. Dalla tre quarti si inventa una rete incredibile, passaggio alla sorterra di Matuidi, CR7 si defila di poco, avanzando comunque minacciosamente verso la porta di Provedel, da circa 25 metri scaglia una saetta all'incrocio del secondo palo dove l'avversario non può arrivare. Il talento portoghese dà così un'ulteriore prova di assoluto controllo mentale, sia della propria condizione che della situazione in campo, confermandosi il migliore al mondo insieme a Lionel Messi.
Qui non c'è niente da aggiungere, siamo arrivati al gol che possiede e che sconfinati nella mente degli appassionati. 18 dicembre scorso a Marassi la Sampdoria vuole trovare continuità dopo il successo nel derby. La Juve, prima del precedente successo con l'Udinese, aveva perso con la Lazio e pareggiato col Sassuolo. Siamo circa al 20esimo, Dybala porta in vantaggio i bianconeri, poi su un disimpegno errato di Alessandro i blucerchiati trovano il pareggio con Caprari. Ma è al minuto 45 che arriva il Cristiano Ronaldo Show, lui decide di spiccare il volo raggiungendo nuovamente l'Olimpo Etereo dei campioni. Su cross alla sinistra di Alessandro l'attaccante svetta rimanendo in aria un tempo infinito e siglando con un colpo di testa il 2-1 score risultato poi definitivo. Un gol incredibile, esemplificativo della sua costruzione fisica, lavoro che Ronaldo ha incentivato giorno dopo giorno dagli albori della sua carriera. Cristiano, anche in Italia si sta confermando un'autentica macchina da gol, alcuni di questi, come avete visto, decisivi e molto belli. Nato con un talento, ma che per diventare leggenda ha dovuto lavorare sodo, fare sforzi e fatiche quotidiane. Questo non lo ha mai spaventato, anzi, è anche grazie a ciò che lui è e sarà per sempre. CR7, una leggenda fenomenale.